questo mulinello? Il vento? No, non c'è vento in questo tubo. Il vento fa girare questa ruota. La fa girare perché ne colpisce le pale. Qui invece sono gli elettroni che colpiscono le pale di questo mulinello e lo fanno girare. Infatti, se stacchiamo il generatore che fa muovere gli elettroni, il mulinello smette di girare. Gli elettroni escono di qui e vanno a urtare le pale del mulinello facendolo muovere. Non possiamo vedere gli elettroni, ma possiamo vederne l'effetto sul mulinello. Gli elettroni che colpiscono il mulinello e lo fanno girare devono avere massa. Grazie alla sua massa, un oggetto in movimento può far muovere altri oggetti urtandoli. Se questo blocco di ferro non avesse massa, non potrebbe esercitare la forza necessaria a demolire il muro. Poiché abbiamo visto che gli elettroni mettono in moto il mulinello, sembra evidente che essi debbano avere massa. Questo e molti altri esperimenti mostrano che gli elettroni hanno massa. La massa dell'elettrone però è piccolissima. Infatti, se mettiamo questo piccolo peso su un piatto di questa bilancia, per equilibrarla dovremmo mettere sull'altro piatto questo enorme numero di elettroni. Ogni sostanza è costituita da piccolissime particelle chiamate atomi. Questa è una soluzione in acqua di solfato di rame, una sostanza formata in parte da atomi di rame. Queste due strisce metalliche sono di platino. Il solfato di rame non ha nessun effetto su di esse. Chiudiamo ora il circuito. La batteria funziona come una pompa che spinge gli elettroni. Si ha cioè un passaggio di corrente come indicato dall'accensione della lampadina. Questo ribollire indica che qui dentro sta succedendo qualche cosa. Infatti, la striscia di platino sulla destra è ora coperta da un sottile strato di rame. Invertiamo ora i collegamenti. E quindi la direzione della corrente. Le bollicine si sviluppano ora dall'altra parte. E questa volta gli atomi di rame si sono depositati sulla striscia di sinistra. Ora, poiché ogni volta che passa corrente si depositano atomi di rame, pare proprio che elettroni e atomi si muovono assieme in questo circuito. Questa è una delle ragioni per cui oggi crediamo che tutti gli atomi siano in parte formati da elettroni. I due palloni sono fatti di atomi e gli atomi contengono elettroni. Perciò ci sono elettroni nei palloni. Ci sono elettroni anche in questa sciarpa di seta. Strofiniamo ora i due palloni con la sciarpa. La sciarpa di seta cederà elettroni ai palloni. La seta perciò mancherà di elettroni,
e i palloni ne avranno in più. Noi diciamo che ogni oggetto che ha elettroni in più o in meno ha una carica elettrica. Entrambi i palloni hanno elettroni in più, ciò significa che hanno lo stesso tipo di carica. Due oggetti con lo stesso tipo di carica si respingono. In questo momento stiamo trasferendo elettroni dalla sciarpa all'attaccapanni. Ora l'attaccapanni ha elettroni in più. Anche i palloni hanno elettroni in più. Perciò i palloni e l'attaccapanni hanno lo stesso tipo di carica. Oggetti con lo stesso tipo di carica si respingono. La sciarpa manca di elettroni. Come vedi, gli oggetti con cariche di tipo diverso si attraggono. Questa spazzola non attrae né respinge la banana. Ma cosa succede se trasferisco alcuni elettroni dal gatto alla spazzola? Possiamo persino attirare un getto d'acqua. Sembra proprio che ci siano elettroni, perlomeno in tutti questi corpi. Gli elettroni vengono estratti da qui e fatti viaggiare in uno stretto fascio lungo questo tubo. L'altra estremità del tubo è ricoperta di vernice fluorescente che produce un bagliore dove il fascio di elettroni la colpisce. Di elettroni hanno lo stesso tipo di carica, poiché si respingono. Se il fascio di elettroni viene respinto e attratto con sufficiente rapidità e nella giusta direzione, possiamo creare un'immagine complicata come questa. Un'immagine televisiva è prodotta da un fascio di elettroni che colpiscono uno schermo ricoperto di vernice fluorescente. Se esaminiamo l'immagine con una lente di ingrandimento, possiamo facilmente vedere le linee disegnate dal fascio di elettroni quando esso attraversa avanti e indietro lo schermo ad altissima velocità. Le cariche elettriche che fanno muovere il fascio di elettroni nel modo giusto per formare un'immagine sono controllate da questi tubi elettronici. I tubi elettronici si comportano come valvole o rubinetti. Essi possono far passare o bloccare un flusso di elettroni e possono agire molto rapidamente, anche un milione di volte al secondo. Questi sono transistori. I transistori possono fare quello che fanno i tubi elettronici, sebbene in modo diverso. Uno dei loro vantaggi è di essere molto piccoli. Il fatto che gli elettroni sono facili da controllare li rende estremamente utili come parti mobili essenziali in un meccanismo complicato come questo. Questo è un calcolatore elettronico. Le ruote in movimento non sono le parti mobili importanti del calcolatore. Le parti mobili importanti sono proprio gli elettroni che si muovono nei circuiti della macchina.
Mettiamo alla prova questo con un facile problema. Il calcolo della somma di questi numeri. La colonna di numeri viene scritta in codice su queste schede di carta praticandovi dei fori. Il calcolatore elettronico ha impiegato un milionesimo di secondo per sommare questi numeri. Non abbiamo dimostrato che gli elettroni esistono. Non ne hai visto nemmeno uno, e gli effetti che hai osservato potrebbero essere causati da qualcos'altro. Resta tuttavia il fatto che ci sono molte cose nel mondo di oggi che non esisterebbero se non ci fossero delle particelle piccolissime che hanno una massa e una carica elettrica.